Senti, Xeo, non farmi incazzare perché se no so cazzi, eh. Allora no, mi hai fatto incazzare. Vi stavate a preoccupare, eh? Già stavate a pensare, ma che non so che qualcuno sta a pensare, vedi? Questo non sta a far via post partita, se sta a nascondere, ciò le mette la fascia. Non è così, ragazzi, lo sapete, o nel bene e soprattutto nel male, sempre qui mi trovate e sempre qui sto a dirvi il pensiero e a metterci la faccia a fronte dell'ennesima ulteriore sconfitta. Allora, secondo me c'è successa sta cosa, ragazzi. Secondo me Asso di Roma ha un accordo con i Friedkin e la Roma, cioè la Roma perde apposta perché lui fa il video. È tutto una mossa enorme di marketing incredibilmente potente. E di questi 60 giorni e più che vanno proprio, capito, a prolungarsi, è un incubo senza fine, è un incubo senza via d'uscita, è un tunnel buio dove la luce non si vede e non se ne riesce ad uscire. Però calma, fammi un passo indietro. Dopo la presentazione di Ranieri c'era qualcuno, e l'ho visto e letto io, che si era già gabbalizzato dicendo più comoda. Perché io anche volevo ragionare che per tre ieri mi davo fiducia in giocatore. Partiamo da presupposto, vado a Napoli, invece sta sorridendo. Me la collo, 1-0 poi, me la collo. Ma però la cosa che più mi ha fastidito, la cosa che più mi ha messo in difficoltà è il fatto che mi sono reso conto che la sconfitta, per come è arrivata, andava molto bene, molto bene. E questa, ragazzi, è una cosa che non va bene. Cioè, uno si dirà di tutto, no? È giusto, qualcuno mi dirà che ti aspettavi di vincere a Napoli, che ti aspettavi di far punti a Napoli. Tutto quello che abbiamo fatto fino ad ora, che non abbiamo fatto a Napoli per la situazione, per come era maturata, per tutto quanto rischiava di essere un mezzo miracolo. Adesso vi dico però che cosa ne penso e faccio anche il mio pronostico. Io in grande chill debba venirmi a dirvi: vabbè ragazzi, abbiamo perso, può stare, dopo che tu comunque arrivi a fare 13 punti in 13 partite non è una cosa che non merita uno sfogo. Io ieri me la sono presa veramente tanto comoda. Cioè ieri, non ricordo uscire stamattina, no, poi Dio comunque andrà, perché tanto la gente mi segue, neanche dopo i sfogli e fa, mi segue il video, sta andando molto insieme, certo, come sempre sta arrivando chi è, non siamo qui ufficiali dover esaltare gente che non ha mai giocato una partita di Champions League, però questa squadra, ma ribadisco il concetto, sarà difficile vedere una Roma brutta a posto. E no, in realtà, allora, di solito io faccio reaction ai soliti quattro stronzi, ma oggi voglio farne una diversa perché mi è capitato sotto mano, completamente a caso in home, me lo sono guardato e tocca fare la reaction insieme a voi. Proprio so che all'inizio c'è sta sempre un po' di giustizia, ma questa la dobbiamo guardare insieme perché è iper interessante. Asso del cazzo, ti rispondo col video perché tu fai le stories. Che storie siete delle ficche? Qua sul cazzo, qua, sti merito cazzo qua. Ehu! Ma che sto diventando la tua ossessione? Che sto una bella topa che mi devi sempre menzionare? Ehu! A me mi sa tanto che te puzzi tanto dall'altra parte della vita, perché mi sto sempre a menzionare le storie tue. No, se tocca. È grave sta cosa. Quando hai finito dei cagami al cazzo? Io t'ho più menzionato, non t'ho più cercato, non t'ho più cagato al cazzo e tu stai a cagare al cazzo a me. Se stai pure uscito da Champions League, che manco fai parte, che cazzo vuoi? Aspetta, ma lui scusa, chi ti fa lui? Io sono scemo e tu che cazzo sei? A Quercio Pelato, che c'è una chiappa trapiantata in capoccia. Ma che cazzo vuoi? Ma che sta a dire? Ma non posso sapere che cazzo vuoi? Dimmi che cazzo vuoi, spiegamelo in un video. Cosa cazzo vuoi? Dimmelo. Perché io ho bisogno di saperlo, sennò a sto punto continuiamo, eh. Io non c'ho problemi. Quante volte vogliamo fare una storia, vogliamo chiacchierare, dai, continua,
Però a me non mi devi cagar cazzo, io a te non te nomino, non te c'è. Ma perché sta con la sigaretta? Non mi cagar cazzo, rimani dove cazzo sei, rimani con i tuoi iscritti, i tuoi riecaculo e vatti a far trapiantare un po' dei capelli che sinceramente c'hai bisogno, se poi ci porti da qualche chirurgo. Parlo pochissimo io di persona, ascolto tanto però, ascolto la vita tutto, mia è fuori. E soprattutto colgo mille dettagli. Comunque, mi è venuto a mente questo episodio dove era allo stadio con mio babbo, io ho ricordi allora, di me in foto a tipo a un anno e mezzo di età che indossavo la maglietta di Ronaldo il Fenomeno. Nazario da Lima R9 e mentre giocavo col pallone di Pippo, Paperino e Pluto rovina dalla gag. Ma aspetta, ma è un grande, iscriviti, ma è dell'Inter. Fu così. Ma alla fine comunque come asso di Roma c'è diventato dopo 5 anni. Vabbè, ci può sta.